Nell'ambito della bella iniziativa La cultura non si ferma a Castenaso, sono qui a segnalare alcune opere d'arte presenti sul territorio e in particolare nelle chiese parrocchiali, nella speranza di poterle presto rivedere dal vivo. Partirei dalla chiesa di San Giovanni Battista di Castenaso, dove sono conservate pale d'altare di indubbia importanza artistica. A cominciare dall'Immacolata Concezione del veronese Felice Torelli, a Bologna allievo del Dal Sole, per proseguire con la Madonna col Bambino e i Santi Domenico e Francesco di Sales di Giovanni Girolamo Bonesi, opera attribuita talvolta erroneamente a Carlo Bononi più per ragioni di omofonia che non di stile. Vorrei però focalizzarmi sullo sportello del tabernacolo all'altare maggiore, dipinto da Gaetano Gandolfi con il Cristo Salvator Mundi intorno al 1795, quindi poco prima dell'arrivo dei francesi in città. L'opera è stata in passato attribuita anche al fratello di Gaetano, Ubaldo Gandolfi, che si spegneva a Ravenna nel 1781, dove era andato per affrescare la basilica di San Vitale, la cupola della basilica di San Vitale. Mi preme quindi rilevare che l'artista Gaetano Gandolfi non era nuovo a questo genere di intervento, dal momento che conosciamo sportelli di tabernacolo analoghi nella chiesa di San Lorenzo di Budrio o a Bologna nelle chiese di San Giovanni in Monte, San Sigismondo, San Bartolomeo. Qui dimostra la sua complessa cultura figurativa, anche se l'opera è piccola, ma rivela una immediatezza nel tocco, un'agilità proprio di stesura che dimostrano la sua padronanza tecnica e soprattutto il suo aggiornamento sui modelli dei grandi maestri veneti, in particolare di Tiepolo e di Sebastiano Ricci. L'artista era stato anche a Londra recentemente, nel 1788, ospite di Richard Dalton, il bibliotecario di Giorgio III, e quindi quello di Castenaso è veramente un piccolo gioiello che merita di essere riscoperto e apprezzato.